Quale tutti diverso nessuno? Questo è il titolo di un seminario di ricerca studio che l'Istituto Comprensivo di Gioiosa Ionica Grotteria sta organizzando per i prossimi giorni 17 e 18 di novembre. È la seconda edizione. Quest'anno abbiamo aggiunto Uguale tutti diverso nessuno nella buona scuola di Matteo Renzi, perché in questa consultazione sulla nuova riforma dell'istruzione che si dovrebbe attuare prossimamente, anche la disabilità è diventata un argomento, tra virgolette, da discutere, da far riflettere, ma soprattutto da far conoscere. E noi, proprio per approfondire che cos'è la disabilità, che cos'è la diversità, che cos'è il disagio, perché non è solo la disabilità quella che crea, diciamo così, disagio, ma anche sono le diversità di ognuno di noi. Noi, ognuno di noi è diverso per qualsiasi motivo, per struttura fisica, per modo di essere, per modo di parlare, però la diversità, quella veramente che dice, che indica qualcosa che non va in una persona, è ben altra cosa. Noi abbiamo invitato relatori di alto livello, persone del mondo della scuola, del mondo della cultura, della giurisprudenza e anche soprattutto del mondo della medicina, perché tutto deve essere conosciuto, tutto deve essere saputo. Infatti il giorno 17 noi avremo qui come ospite l'avvocato Nocera, che tutti conosciamo, Salvatore Nocera, di larga fama, scrittore, avvocato che si occupa di disabilità da una vita. Il provveditore più giovane d'Italia, il provveditore Luciano Greco di Cosenza, i nostri sindaci della Vallata del Torbido, sempre presenti nella nostra realtà, il nostro sindaco Salvatore Fuda di Gioiosa Ionica, Leoncini di Grotteria, Vumbaco di San Giovanni di Gerace e Imperitura di Martole. Perché questa grande tavola rotonda? Tutti attorno all'ispettore Fusca, che da sempre si occupa della disabilità e non solo, proprio per riflettere, per parlare, per far capire, per stare accanto alle famiglie, per vedere anche molte volte come le leggi e le riforme sono alcune volte anche da blocco a quello che vorremmo e che potremmo avere. Il giorno 18 invece dovrebbe essere con noi anche il nuovo direttore generale, il dottor Diego Boucher. È un grande onore per la scuola poter confrontarsi, poter ascoltare e veramente capire molte volte come esperienze di questa grande mente che viene da altre realtà possa essere di supporto al nostro territorio e alla nostra scuola. Accanto al dottore Boucher, sempre in compagnia con il grande ispettore Fusca, abbiamo il neuropsichiatra Bagalà, che insieme al dottore Suraci dell'ASL di Locri approfondiranno i temi proprio della diversità e dell'integrazione scolastica, come in una classe ci si debba comportare sia con gli alunni, sia con i docenti e anche le stesse famiglie. Ci saranno anche altri colleghi dirigenti scolastici, da Umine Montalto del paese di Montalto Fugo, al preside del liceo scientifico Zaleuco di Locri, professore Giuseppe Fazzolari, al preside dell'istituto di Pedulla Agnana di Siderno, il professore Vito Pirruccio, i quali porteranno la propria esperienza delle difficoltà che ogni giorno ci si incontra nel confrontare con alunni diversi e, ripeto, non solo disabili, ma anche diversi per altri contesti. La nostra scuola è da sempre che si occupa di diversità. Nella nostra scuola dichiarati sono 38 ragazzi di sostegno, ma BES e DSA ce ne sono tantissimi. Stiamo cercando di informarci. I nostri docenti si sono iscritti, hanno realizzato dei master specifici proprio per dare delle risposte concrete. Siamo vicini alle famiglie, perché è facile avere un docente di sostegno e ancora più facile tramite i bandi riuscire a reperire assistenti educativi. C'è la disponibilità del personale ATA anche per l'assistenza, diciamo, alla persona, però molte volte tutto questo non basta, perché vorremmo dare di più, perché far sentire le persone a proprio agio. E la scuola dopo la famiglia, se non fa stare bene i propri alunni, che buona scuola è? Quindi diamo anche noi la nostra risposta attraverso questo convegno a quelli che sono i dubbi, a quelli che sono, diciamo, i progressi che si sono avuti
minuti e siamo aperti ad ascoltare tutti per poter dare a tutti i ragazzi soprattutto quel mondo di speranza più pulito che non siano soltanto chiacchiere ma fatti reali.